chi è la colpa? Non lo so di chi è la colpa, o se lo so me lo tengo per me, perché comunque sia non è opportuno adesso metterci qui a dare patenti o altro. Ripeto, me la prendo io in quanto presidente, perché poi alla fine, onori ed oneri, il presidente comunque sia, diciamo, alla fine gli oneri li ha tutti lui. E quindi questo è, sono arrivato, un tifoso mi dice vendi il Torino, benissimo, vendo il Torino, non so chi è che me lo compra. Io da quando l'ho messo in vendita il 19 di marzo, col ritorno di Lerda, io non ho avuto una singola offerta. Ho letto tante belle interviste, devo dire molto ben scritte, da alcuni di voi, ma non ho avuto una singola offerta, non ho avuto un signore che mi abbia chiamato per dire mettiamoci al tavolo. Allora, io ho detto, l'ho messo in vendita il 19 di marzo, non è successo nulla. Questo è quanto. Non so se adesso sei soddisfatto della mia... Fabrizio? Moderatamente. È già una buona cosa. Ma avessi detto per niente sarebbe stato peggio. E io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Chiedo anche la cortesia di presentarvi in modo che il mister abbia modo di conoscervi e di spegnere i telefoni. Presentali tu che sei il nostro valletto. Ah, ok, valletto. Carino. Francesco Marino Rai, grazie per essere qui. Sì. Ha già toppato, è l'unico che conosceva. Un'ultima cosa, presidente Caio, sì. La scelta, la decisione che non prenderebbe con il senno di poi rispetto a quelle prese, e poi a Giampiero, proprio perché lo conosco, so che prima di accettare questa proposta avrà sicuramente studiato e avrà un'intuizione, credo, dominante sulle altre, su che cosa non ha funzionato e da dove, insomma, riprendere questo turismo. Guarda, io dico la decisione che non prenderei non è bello, potrebbe essere una cosa che va a toccare persone eccetera, lasciamo stare, stendiamo un velo, se non pietoso un velo, e dopodiché adesso capitolo nuovo, io dico non secondo me adesso metterci qua a dire questo quell'altro non è una bella cosa, non sono quel tipo di presidente lì. Costringere a interpretare i suoi avverbi e i suoi aggettivi, questo lo sa, facciamo questo mestiere qui, facciamo i compiti, non è difficile. No, ma non è vero, non è detto, perché voglio dire, secondo me, come sempre, le cose, quando le cose non vanno bene, sono tante le responsabilità. Non è mai una persona sola, cioè non è mai un soggetto solo, cioè, come dire, non può essere soltanto l'allenatore. O l'allenatore che ha fatto due partite, o soltanto i giocatori, o soltanto Petrachi, o soltanto il presidente, o soltanto, capisci? Non è così, secondo me ci sono le persone che ho citato, hanno tutte delle responsabilità, non voglio mettermi qui, quindi ce le ha sicuramente Lerda, Papadopoulos è stato talmente poco che voglio dire, ce le ha sicuramente Petrachi, ce le ho sicuramente io, ce le hanno sicuramente i giocatori. Dopodiché però io non voglio dire la percentuale di uno dell'altro, quando tu non ottieni un obiettivo minimo che è quello di andare almeno ai playoff, tutti coloro i quali partecipano a questa attività hanno delle responsabilità, punto. Io poi dico per voler tagliare, come dire, non la testa al toro, perché povero toro, lasciamolo che viva, ma io dico semplicemente sono presidente, sono il presidente da 6 anni, me le prendo io le responsabilità, perché comunque sì, alla fine mi accollerò comunque gli oneri di questo risultato non positivo, e questo è quanto. Non voglio stare adesso a dire uno, ma non è come lei pensa, cioè il responsabile uno o l'altro, non è così. I soggetti che ho elencato, allenatore, direttore sportivo, presidente, giocatori e staff in generale, tutti quanti hanno delle responsabilità, non voglio dire in che percentuale, perché secondo me non sono neanche così, come dire, sono cose che possono avere una visione soggettiva, ma tutti hanno avuto una partecipazione. Alessandro Baretti? No. Cosa non ha funzionato, va appena detto presidente, mi sembra che molte cose non hanno funzionato, perché del resto se una squadra come il Torino non arriva ai playoff è evidente che molte cose non hanno funzionato, quindi non sta a me a dirlo, non c'ero, quindi lungi da me da entrare in merito. No, dico la verità, io sono venuto a vedere una partita,
che era Torino Padova, purtroppo per il Torino, perché non è stata una buonissima partita, ma sono rimasto colpito dalla voglia dei 22.000, sono rimasto colpito da quello che sentivo dire in tribuna, nonostante la partita non fosse bella, sono rimasto colpito dalla sofferenza dei 22.000, cioè questo sinceramente mi ha colpito. Perché, 25? 25, bello, 22, 25. No, per dire, erano anche di più. Cioè. Sì. Facciamo 30 e chiudiamo là. Però veramente mi hanno colpito, fino al 2-0 sono stati encomiabili secondo me. Quindi ho capito quanta voglia ci sia a Torino, quanto bisogno ci sia a Torino, quanto desiderio ci sia a Torino di ritornare a essere il Torino, se posso usare questo termine, o comunque di ritornare dove il Torino merita. Quindi è chiaro che io ti dico, adesso sono arrivato, c'erano due o tre tifosi fuori che urlavano, è tipico, no? Che, dico, arrivo sempre dove ci sono gente che urla, è incredibile. A volte ha portato bene, quindi vedi mai che... Ma ogni volta che incontro una persona tutti mi dicono la stessa frase, no? Dice, ah, sono felice che sei venuto perché pensiamo che in positivo, poi ti dicono però mi dispiace tanto per te perché tu non sai dove sei andato a finire. Cioè tutti mi dicono, dai bambini 5 anni, mi dicono, tu ma sei andato tu, no, penso dove sei andato. Cioè, al che da un lato che cosa vuol dire? È evidente che ci sono delle difficoltà, ma è altrettanto evidente che c'è una voglia incredibile di far parte di un qualche cosa che possa A, riportare il Torino dove merita, B, iniziare, uso una parola importante, a ridare una cellula vivente della, quello che è lo spirito del Torino. Quindi un discorso poi lunghissimo che se no sarebbe... Quindi questo è il messaggio... Abbiamo 42 giorni. Esatto. È già un successo, sono 42 perché... Di questi anni qui... È un successo. Perdoni, ma lei ha bambini di 5 anni che le chiede... Che ci fai in un ginepraio del genere, cosa risponde? Così almeno ci risparmia la domanda che poi le faremo qui 15 volte diverso meglio. Io fai l'abbonamento perché l'anno prossimo vedi la Serie A, quindi dico questo, dico, prepara i soldini per fare l'abbonamento. No, al di là di questo è vero che tutti dicono questo, io ho ricevuto non so quante centinaia di messaggi, no? Dicendo tutti sei andato in una delle piazze più importanti d'Italia, ma sei andato in una delle piazze in questo particolare momento più difficile d'Italia. Beh, è chiaro che vuol dire, significa che nel momento che tu riesci a centrare l'obiettivo è evidente che fai qualcosa di importante dove altri hanno fallito, quindi rimane comunque uno stimolo incredibile sotto questo aspetto. E poi ripeto, poi ci sono mille altre disquisizioni su cui si può galoppare con le parole, però per rispondere secco alla domanda è questo. Quindi Alessandro Baretti, Tutto Sport. Sì, buongiorno a tutti. Insomma, riesce a portare a Torino un po' di quella abitudine a proverbiare dei tempi di barre, visto i tempi recenti non è facile, anche un po' di rigoria però qua a Torino la riuscirà a portare in sostanza. Io, innalzare un po' questo livello, allora, io per principio sono uno che parla molto, ma nel calcio sostengo che le parole contino non molto, se devo essere sincero, contano i fatti, contano quello che avviene. Noi possiamo fare proclami, possiamo fare discorsi o usare parole faraoniche, enormi, e poi non ottiene assolutamente niente. Io credo che quello che fai è figlio di quello che programmi, quello che fai è figlio di quello che hai creato i presupposti per poterlo fare. Tutto il resto, con le parole, con i desideri, tutti vorrebbero vincere, tutti vorrebbero fare. Io credo che qui ci siano una base, non c'è la squadra completa, anzi non c'è da farla, però ripeto c'è la base su cui costruire qualche cosa, poi ognuno ha le proprie ottiche. Io quando il presidente mi ha detto abbiamo un unico obiettivo, come giusto che sia per il Torino, ho detto assolutamente d'accordo, già assolutamente vince, non c'è da fare qualsiasi altra parola, e allo stesso tempo poi per vincere è evidente che bisogna fare una squadra che abbia i presupposti per poter vincere, quindi siamo credo sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi questo è, io allora rimango dell'idea che se hanno fatto, e questo lo dico, mi faccio uno spot, ma che personalmente non amo, ma per rispondere alla tua domanda, no? Cioè se il miglior calcio che hanno visto a Lecce è stato quello di Ventura, se il miglior calcio che hanno visto a Cagliari è stato quello di Ventura, se il miglior calcio che hanno visto a Pisa è stato quello di Ventura, se il miglior calcio che hanno visto a Bari è stato quello di Ventura, perché no? Se io potessi dire magari
fra 10 mesi il miglior calcio che avevano visto attorno è stato anche quello di Ventura, per cui se è stato calcio vero in altri tempi. Questo è quanto, poi ripeto, credo che quando parliamo di presupposti, i presupposti sono naturalmente tecnici ma sono anche di altra natura. Partire con tifosi arrabbiati, che giustamente, se posso usare questo termine, arrabbiati, perché quando fallisci un obiettivo magari in maniera così è normale che ci sia, non ci sia soddisfazione, però ecco, trasformare quella rabbia in gioia sarebbe un successo, no? Quindi dobbiamo lavorare in questo senso, senza grandi, secondo me, grandi problemi. È evidente che abbiamo un unico obiettivo e su quello noi dobbiamo lavorare. Quando dico lavorare significa creando prima la squadra e poi il gioco che possa permettere A, di ottenere risultati dalla promozione, B, di far di nuovo divertire i giocatori, e se i giocatori si divertono, puntualmente si diverte anche il pubblico.